Allora, CGIL, Cobas, Orma, SUSB, SEL, PD, PDC, Rossa, che però Rossa ci ha detto che avevano un impegno, anche loro non riuscivano a venire. Radio Onda d'Urto, Magazzino 47, Centro Sociale 28 Maggio, Azione Civile, Sinistra Anticapitalista e l'assessore Fenaroli. Questi sono stati gli inviti spediti per oggi. Non so, la fase successiva sarebbe l'elezione delle commissioni. Non so se vogliamo fare quella intanto che Fiorenzo si libera, così ci portiamo avanti. Ah, sta arrivando, va bene. In questa situazione di movimento, almeno un po' di movimento riusciamo a farlo anche noi in maniera autonoma, senza tutte le volte dover dipendere, come qualcuno dice, o comunque dover mediare con altri. Iniziamo con la relazione, che non sarà una relazione sicuramente esaustiva, che cerca però di inquadrare un po' meglio questo congresso, cerca di dare degli spunti di riflessione, ma soprattutto degli elementi sui quali poter lavorare in prospettiva su quella che è la nostra attività, che deve essere l'attività che noi intendiamo mettere in campo in futuro. Il congresso che ci vede oggi impegnati era nato con auspici di straordinarietà che puntavano a superare il tratto rituale che spesso ha caratterizzato la storia del nostro partito. Una storia complicata, complessa, con esaltanti momenti di positivo protagonismo che ci hanno visto in passato al centro della vita politica, sociale e culturale di questo paese, alternati ad altre situazioni negative dovute a scelte politiche palesemente inadeguate e profondamente sbagliate, che ci hanno allontanato dal paese reale, dal nostro corpo sociale, indebolendoci nell'efficacia della nostra azione e facendoci perdere credibilità agli occhi dei cittadini. Le continue scissioni, la mancanza di una linea politica chiara e condivisa, alcune improvvisazioni dettate dalla foga del dover rimanere sul carrozzone istituzionale ad ogni costo, alcuni passaggi democraticamente spuri ci hanno portato ad essere oggi un partito di estrema resistenza, inadeguato a rispondere alle enormi sfide politiche e sociali con le quali quotidianamente dobbiamo confrontarci e quindi inevitabilmente in difficoltà nel praticare quel protagonismo necessario ad avviare quel percorso di ricomposizione sociale che ci permette di attuare un percorso di alternativa che da tempo auspichiamo e che diventa sempre più indispensabile. Tuttavia ci siamo ancora. Rifondazione esiste e continuerà ad esistere, perché non sono venute meno le ragioni della propria esistenza, anche se è chiaro che dobbiamo con questo congresso ridefinire in maniera più puntuale la nostra ragione sociale, le modalità con le quali intendiamo proseguire la nostra attività e gli obiettivi che ci poniamo per il breve e per il lungo periodo. La sequenza di pesanti sconfitte elettorali che ci ha visto protagonisti non può certamente essere ignorata né sottovalutata. È tuttavia fondamentale ritrovare lucidità e serenità nell'analisi di queste sconfitte per comprenderne le profonde ragioni ed uscire da questa situazione in avanti. Per fare ciò è utile collocare nella giusta dimensione le nostre vicende particolari, tenendo conto delle dinamiche che stanno caratterizzando questo lungo periodo di crisi. Una crisi generale e generalizzata che è soprattutto crisi del sistema capitalistico. Una crisi che sta demolendo la società ed i tratti di civiltà che abbiamo conquistato in passato, portandoci sempre più rapidamente verso la barbarie sociale. Una crisi che mortifica la democrazia e la politica, che grazie al sistema maggioritario si è trasformata in un enorme teatro, dove chi è più bravo a recitare, a urlare, a propagandare il proprio prodotto, vince al di là del merito e delle questioni che vanno affrontate. Una semplificazione schematica che è diventata culturalmente egemone, limitando il senso critico e la capacità analitica delle persone. Non ci si chiede più il perché, le ragioni per cui si determinano alcune situazioni. I cittadini oggi si limitano a schierarsi di qua o di là. La partecipazione è sacrificata in nome del leaderismo. Il protagonismo si riduce alla delega.
e la ricerca dell'uomo della provvidenza produce un inesorabile continuo scivolamento verso forme di autoritarismo, sempre più marcate. Tuttavia la situazione rimane aperta. Il quadro di totale continua instabilità, la falsa alternanza tra simili, centrodestra e centrosinistra, il qualunquismo grillino, funzionale ed affine all'attuale sistema di potere determinano una sostanziale incapacità nell'individuare un percorso di uscita dalla crisi. In questo contesto si colloca il senso della nostra esistenza. Noi siamo quelli che devono individuare in maniera chiara e comprensibile un percorso di uscita dalla crisi del capitalismo ridisegnando un progetto di società alternativa. Un compito arduo ma non impossibile. Come raggiungere questo obiettivo? Innanzitutto partendo con una collocazione politica chiara e definita. Noi siamo alternativi non solo al centrodestra ma anche al centrosinistra. Ci collochiamo contro le politiche di austerità liberiste e ci definiamo anticapitalisti, anche se può suonare antistorico e a qualcuno anche passatista, noi riteniamo infatti utile riappropriarci di pratiche e linguaggi consoni alla realtà che di fatto oggi si configura come una dura lotta di classe a parti inverse rispetto al passato, dove i benestanti, i finanzieri e i possidenti praticano di fatto quotidianamente un esproprio di diritti e democrazia a scapito della maggioranza dei cittadini, documentata da tutti gli organi di informazione e gli istituti di ricerca in maniera unanime. Come leggere infatti il dato che ci dice che l'80% della popolazione è sempre più povero, mentre il 20% dei ricchi è sempre più benestante, se non in un'ottica classista? In questo quadro il nostro compito non può che essere quello di tenere aperta e rilanciare una battaglia politica e ideologica che ribadisca il legame tra libertà, uguaglianza e giustizia sociale. E per fare questo è necessario intensificare la nostra pratica di costruzione di interlocuzioni, relazioni e aggregazioni con le realtà presenti sul territorio che, come noi, condividono questa impostazione avendo cura di evitare pratiche che scadano nell'alleantismo o nell'identitarismo, ma ragionando soprattutto sul che fare. Noi dobbiamo essere il partito che si pone in maniera chiara e comprensibile l'obiettivo di un'uscita da sinistra dalla crisi. Dobbiamo avere la capacità di individuare percorsi che ci portino a questo obiettivo. Non possiamo essere ancora individuati come comunisti della continuità, ma dobbiamo mettere in campo un nuovo modo d'essere. Noi ci chiamiamo Rifondazione e ciò ci impone di andare oltre la semplice rivisitazione storica come la critica allo stalinismo che pure ci appartiene. Noi dobbiamo avviare un processo di ricerca e di elaborazione quotidiano che ci doti di una nuova idea di società, che ci renda più efficaci e che crei un nuovo immaginario in grado di coinvolgere e far aderire le persone. Ripartire da pratiche collettive che ridiano protagonismo alla partecipazione e ricreino un ruolo dei partiti come luoghi di ricomposizione delle parzialità, frammentariamente diffuse. Ridare un ruolo alla politica che deve tornare ad essere strumento di emancipazione e non mezzo per gestione classista del potere. Ridare senso alla democrazia difendendo e applicando la Costituzione, superando il bipolarismo che ha creato l'alternanza fra simili, tornando al proporzionale. Ridare ruolo al pubblico, rompendo il processo di passaggio dallo Stato di diritto allo Stato di mercato e interrompendo la nefasta pratica delle privatizzazioni dei beni comuni. Ridare dignità alle persone, invertendo le dinamiche di precarizzazione della vita dei cittadini e riaprendo una stagione di diritti universali che permettano alla gente di ricominciare a ragionare di futuro. Ridare senso al conflitto, avviando una pratica di ricomposizione delle lotte parziali che non significa fare una sommatoria. Il problema non è organizzativo, ma è un problema politico-culturale. Questa è la società che vogliamo. Da dove partire concretamente? Se vogliamo essere il partito che pratica l'uscita dalla crisi, dobbiamo iniziare spiegando le ragioni e le responsabilità di questa crisi. Non è questo il momento nella sede per un'analisi approfondita sull'argomento, al quale peraltro, come forza politica, siamo stati gli unici a provare a dare risalto e a provare ad immettere questo argomento all'interno del dibattito politico bresciano.
Abbiamo già dedicato diverse iniziative e continueremo ad impegnarci per tenere aperto il dibattito e praticare attività utili a raggiungere lo scopo. Tuttavia è il caso di rimarcare la necessità di aprire interventi che riguardino il reddito, insufficiente non per scarsità di risorse, ma per mancanza di pratiche redistributive. Così come il lavoro, che oltre ad essere mal distribuito, è sempre più elemento di sfruttamento delle persone, anziché fonte di sostentamento. Le pensioni, che dopo le diverse riforme sono diventate moltiplicatrici di povertà e elemento che determinano di fatto l'allungamento dell'orario di lavoro complessivo nella vita delle persone. Questi elementi, insieme al corretto rapporto uomo-natura, che prevede una robusta riconversione ambientale oltre che sociale, sono gli elementi attorno al quale ruota il piano per il lavoro che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. Uno strumento concreto, non propagandistico, realisticamente praticabile e incisivo per l'avvio di un'inversione di tendenza che, unito alla campagna per la disobbedienza ai trattati europei, può aprire spazi significativi nella battaglia per la destrutturazione dell'egemonia culturale liberista che fin qui ci ha accompagnato. Un'Europa egualitaria che faccia perno su diritti sociali, diritti civili e ambiente, dove la struttura del potere che vede oggi prevalere banchieri e finanzieri nella gestione diretta dell'economia politica venga rovesciata a favore dei lavoratori e dei cittadini che devono ritornare ad essere partecipi e protagonisti del loro futuro. Ciò è possibile con un allargamento degli spazi democratici, ritornando al proporzionale come metodo elettorale rappresentativo della volontà popolare, riaprendo spazi per la democrazia sui posti di lavoro e rilanciando un ruolo del pubblico in economia con lo scopo di allargare l'universalismo dei diritti, invertendo le pratiche politiche privatizzatrici selvagge che tanti danni hanno fatto e continuano a fare. Un intervento pubblico diverso dal passato, che non riproduca meccanismi di burocratizzazione verticistica, ma che sia motore di una dialettica tra Stato e autogestione sociale, stimolando la partecipazione e il controllo da parte dei cittadini alle proprie scelte e attività. Va praticato lo slogan «meno merci, più valore d'uso». Noi dobbiamo essere protagonisti di questo cambiamento, diventando portatori di pratiche sociali e conflittuali forti, stando in tutte le lotte, contribuendo a crearne di nuove, ma soprattutto praticando quel partito sociale che unisca il dire al fare, che ci deve contraddistinguere dagli altri. Dobbiamo rompere quel luogo comune che ci vuole uguali agli altri, ma senza potere. E lo possiamo fare solo praticando la nostra diversità. A Brescia stiamo provando a farlo con i GAP, una pratica mutualistica non caritatevole, a sostegno di alcune lotte e autogestione di casette occupate, tanto per fare un esempio comprensibile a tutti. È una parte importante della battaglia più generale che stiamo conducendo contro disuguaglianze e nuove povertà, che si inserisce in un quadro più ampio di mobilitazioni che puntano a costruire in città un'opposizione sociale incisiva. La sindrome del governo amico che sembra aver spento l'opposizione in questa città non ci coinvolge. Noi lavoriamo per unire le forze che intendono dare una svolta alla linea politica che anche questa giunta sta portando avanti, anche se in maniera diversa rispetto al passato. La stagione delle grandi opere inutili, come Fiera e Metropolitana, che pure noi avevamo contrastato in passato, spesso in perfetta solitudine, continua con opere come la TAV, il nuovo centro sportivo di cui si discute, Palazzetto dello Sport piuttosto che Stadio Nuovo, e altre colate cementifere che col pretesto di Expo 2015 stanno venendo alla luce. Una pratica di corsiniana memoria che ancora una volta non fa tesoro degli errori del passato, ma li ripropone con gli stessi meccanismi e con lo stesso rapporto con i poteri forti della città, che non contempla gli interessi dei cittadini, ma che esalta la bulimia finanziaria dei soliti noti. Noi ci saremo a contrastare la TAV e tutte le politiche privatizzatrici che col grimaldello della sussidiarietà anche a Brescia si stanno portando avanti, consegnando al mercato interi pezzi di servizi sociali che ancora una volta minano i diritti dei cittadini. Il diritto ad un'istruzione pubblica gratuita, il diritto alla salute e all'assistenza, il diritto alla casa, il diritto di accesso ai beni comuni indispensabili, il diritto ad un ambiente sono
sano e fruibile sono i principi attorno ai quali costruiremo la nostra opposizione sul territorio, proponendo già dalle prossime tornate amministrative la nostra idea di comune solidale come elemento di dibattito attorno al quale costruire pratiche di alternativa dal basso. La ripubblicizzazione di parte di A2A, la bonifica e la riqualificazione del territorio, il rispetto del risultato referendario sull'acqua, la lotta alla costruzione intensiva di innumerevoli centrali energetiche inutili sparse per tutto il territorio provinciale, i progetti devastanti di ricerca di depositi di gas, l'installazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e la lotta per la chiusura progressiva dell'inceneritore, la battaglia per la mobilità sostenibile, il sostegno alle iniziative contro la crisi a difesa del lavoro e per il rilancio di attività produttive utili e sostenibili sul territorio. La progressività delle imposte, le lotte delle donne, dei migranti e per l'universalità dei diritti sono solo alcune delle pratiche che ci vedono quotidianamente impegnati, sulle quali dobbiamo intensificare la nostra attività con coerenza e incisività. Ne va del futuro nostro, ma soprattutto delle generazioni a venire. Rifondazione c'è e la storia continua.